Buongiorno, rassegna stampa di Firenze Viola Supersport dopo la giornata di festa, per dire, perché il 24 di giugno è molto particolare, quella di ieri, non ci sono stati fuochi, non c'è stata la finale del calcio in costume o calcio storico fiorentino. Ripartiamo, grazie, ho con me Gabriele Calderon, voce giovane, informata dai dilettanti alla Serie A, tutto ciò che è calcio e non solo. Troppo buono, dopo ti pago, mi fai fattura, Sì. va bene, almeno ti pago per i complimenti. Buongiorno a tutti. Una volta un grande centravanti che nel cuore mi sta perché ha giocato anche il Tottenham diceva: il calcio è uno sport che si gioca una palla 11 contro 11 e vince la Germania Ovest. In Italia il calcio è uno sport che si gioca una palla 11 contro 11 e vince sempre la Juventus. E Boniperti diceva: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Al di là del fatto che per i tifosi di tutte le altre squadre che non sono coinvolte nella corsa scudetto, devo dirti, meglio lo vinca la Juve che un'altra, perché c'è questa corrente di pensiero. Lo vince la Juve, lo buttano in magazzino, fanno due giri dell'unica piazza interessante che hanno a Torino e alle 5 e mezzo che lo trovano fuori la resta per Però in schiamazzi. tutta Italia ce n'è Sì, tanti. però sì, però non ti fanno vedere le immagini di No, Cerignola, no, non no, ti no. fanno vedere le immagini di Enna, capito? Invece se, te lo immagini se lo vincesse Firenze, la Lazio, la Roma, il Napoli l'abbiamo visto, sarebbe Fino a domani l'altro mattino. fino a domani l'altro mattina. Quindi le squadre non sono coinvolte, i tifosi. Però ieri ho visto delle partite, parlavo di Inter Sassuolo. Beh, l'Inter è una Fiorentina con i soldi. E Quote. quando i migliori sono Biraghi e Borca Valero, io mi farei una domanda. C'è qualcosa che non va. Su Biraghi mi coglie nozze perché l'Inter nella prima frazione di gioco soprattutto il risultato era bugiardissimo perché si ritrovava in vantaggio per 2-1 non avendo sostanzialmente mai tirato in porta. Sassuolo che era stato dominatore del campo in lungo e in largo giocando di rimessa con un grandissimo Jérémy Boga ad averne di Boga, Caputo attaccante esperto che basta mezza palla e lui sì che lo sa far gol. E il Sassuolo che era molto ben messo in campo da De Zerbi. Cosa è successo? Successo che l'Inter nell'unica fondamentalmente sortita offensiva ha trovato un rigore ingenuo fatto da Kirikes su Skriniar che di sicuro bravo è ma non attaccante. Rigore che ha portato Alexei con i nerazzurri e poi il vantaggio di Biraghi nasce tutto da un rimpallo. Però sì, effettivamente Biraghi era stato il migliore della prima frazione di gioco, indubbiamente. Borca Valero ha avuto una continuità di rendimento e l'Inter senza Brozovic fondamentalmente è un'altra squadra. C'è da dire che la situazione Lautaro Martinez da gestire non è semplice. Conte ha iniziato la partita senza l'argentino. Dopo è subentrato, però lui ha già la testa a Barcellona. Se deve giocare in questa maniera e essere un ectoplasma, l'Inter gioca in 10, tanto vale fare letteralmente a meno di lui. Complimenti comunque al Sassuolo perché insomma è la bestia nera dell'Inter. Sono anni e anni e anni che il 6 gol, Sassuolo. 6 gol in due partite. Quindi insomma niente male. Il Sassuolo ha meritato senz'altro. Anche perché adesso, se non ricordo male, in graduatoria è salito a 33 punti. E anche per la lotta salvezza, direi che il Sassuolo si è, come si dice a Firenze, levato un po' dalle peste. No, si è elevato secondo me in maniera assoluta. Ricordiamo i risultati della giornata: lunedì Fiorentina-Brescia 1-1, Lecce-Milan 1-4, Bologna-Juventus 0-2. Martedì Spal-Cagliari 0-1, Verona-Napoli 0-2, Genoa-Parma 1-4, Torino-Udinese 1-0, ieri Inter-Sassuolo 3-3, Atalanta-Lazio 3-2, Roma-Sampdoria 2-1. La classifica: Juventus 66, Lazio 62, Inter 58, 8 punti, non li recupera mai secondo me la squadra di Conte. Atalanta 54, Roma 48, come credo sia molto difficile per la Roma recuperare 6 punti a Sì. questa Atalanta. Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina e Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 25 con il Lecce, Spal 18, Brescia 17. Leggiamola bene quella classifica che ci interessa, mettendoci anche il Bologna con 34 punti a 3 punti dalla Fiorentina. La Fiorentina è a pari punti contro il Torino, ha 3 punti di vantaggio sull'Udinese. Ne ha 5 sulla Sampdoria, che in realtà però sono 6 per lo scontro diretto. Ne ha 6 sul Genoa, però in realtà sarebbero 5 per lo scontro diretto. Ne ha 6 con il Lecce
e la Fiorentina dovrà giocare a Lecce. Ci deve giocare, sì. Spal e Brescia, secondo me, sono già in Serie B. Ti dirò, il concetto assoluto è che anche il Torino ha il vantaggio al momento, sì, con la Fiorentina per lo scontro diretto, perché a Torino finì 2-1. E quindi insomma anche il Torino su questo aspetto è sicuramente meglio della Fiorentina. C'è da dire che il Torino è in un'involuzione completa e cosmica di gioco. Ieri ha vinto una partita non semplice, quel di Udine, e anche lui, diciamo, si sta proiettando per la salvezza. Su Spal e Brescia ha vinto a Torino, ha vinto a Torino, sì, e sull'Udinese, è vero, fai bene a correggermi. Sì, sì, no, perché sarebbe stato ogni due giorni si perde veramente il nome della però ragione. Sarebbe stato ancora più importante vincere. Ti coinvolgo in questo discorso perché si ricomincerà domani Juventus-Lecce, e credo che per i salentini, al netto di quel ricordo dell'85-86 3-0 clamoroso in cui la Lecce andò a vincere a Roma, credo che la Juventus non sia quella Roma e batta il Lecce. Poi ci sarà Brescia-Genoa, e il Genoa dovrà andare a vincere a Brescia, ma il Brescia che abbiamo visto con la Fiorentina mi è sembrata una squadra poca, poco, però qualcosa ci sta mettendo. Per quanto riguarda la lotta salvezza, c'è un Sampdoria-Bologna. Anche questo è terribile, anche questo è terribile, perché la Sampdoria già a Milano San Siro contro l'Inter si era di fatto consegnata, perché era sotto, dopo mezz'ora era già sotto 2-0. Ieri in una prestazione un pochino più, insomma, più continua nella gara, però di fatto anche il risultato è leggermente bugiardo, perché comunque è stato annullato un gol alla Roma per, anche questo c'è stato un caso, no, ma come, il fallo di mano è, la regola è regola, come diceva Spalletti in un teatrino ai tempi della Roma, la regola è regola, nel senso che in attacco se c'è un controllo di braccio non si va più a valutare né se il braccio è a levare né se il braccio è davanti al corpo. È un tocco di mano, è in attacco, sì, punizione, finito, morto lì, finito lì. Quindi la Roma su questo, il risultato è leggermente bugiardo, la Samp è in involuzione anch'essa assoluta, e bisogna sempre ricorrere a San Quagliarella, ma finché San Quagliarella non è pronto, comunque per avere minutaggio necessario, non riesce. C'è da dire che, mi parlavi del Bologna, il Bologna personalmente è una squadra che io la vedo sempre molto ben messa in campo, e quindi il match della Sampdoria col Bologna non è assolutamente facile. E dicevo anche un Cagliari-Torino, con il Cagliari sopra il Torino, secondo me meglio due feriti che un morto, può, sì, andare a raccogliere un punto in quel di Cagliari. Però la Fiorentina dando persa, però anche lì dando persa, bisogna vedere la Lazio come esce dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, molto arrabbiata, però anche molto stanca di testa, perché il potere, come diceva Andreotti, logora chi non ce l'ha. È vero, bisogna vedere come la Lazio esce da questa situazione. Certo è che la Fiorentina, che abbiamo visto contro il Brescia, è una squadra in grande crisi, soprattutto di idee di gioco, ha la fortuna di avere questi 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, che non sono pochi, ha la fortuna di andare a giocare poi la partita di mercoledì prossimo, 1° luglio, contro il Sassuolo che giocherà contro il Verona e può arrivare appagato alla partita con la Fiorentina, anche perché se la squadra è tranquilla, io sono sempre dell'avviso, al di là di quello che fai, preferisco trovare le squadre tranquille che quelle hanno il coltello fra i denti. Ah, di sicuro. Quelli dicano, si giocano mentre sgombra, sì e no. Però la Fiorentina andrà a Roma con la Lazio senza Chiesa. E senza Martin Caceres. Sì, Martin Caceres gli avrei dato 8 giornate fossi stato la società io. Perché, allora, commette 3 errori clamorosi. Il primo, già ammonito, ma sai, sul rigore è dietro, lui cerca di intervenire, quello, sai, la dinamica. No, ma fa la diagonale in ritardo 2 ore. Ma infatti questo è un discorso tecnico, ma sai, se un discorso tecnico, se un giocatore sbaglia non lo posso condannare come da sanzione. Chiaro. Però il secondo fallo da giallo è netto, perché dà, come si dice in gergo, una stecca da far paura. Poi non solo si mette a sedere in panchina credendo che sia il parterre e non può andare tra il pubblico, dovrebbe uscire, non solo quando l'arbitro la penna lo invita, questa l'ho sentita perché era proprio sotto di me, si sente tutto, non solo lo invita ad andare via, lui tira un bestemmione incredibile e le parole di la penna sono state queste: benissimo Caceres, aggiungiamo anche la blasfemia. E infatti sono arrivate 2 giornate di squalifica.
E forse, forse, per come giustamente l'hai raccontata vista dal campo, No, no, poteva no, ma andare sentita, peggio. sentita perché tu sai che Vista e sentita, il certo, sì. deserto si sente benissimo. Errore di Iachini, secondo me, perché lui nel primo tempo ha già tutta la difesa ammonita Lasciamo perdere. e non puoi partire con tutta la difesa ammonita. E ti dirò, non tanto sull'intervento su Tonali di Dalbert che non era fallo, ma c'è poi un altro intervento. Quello Ecco, è l'arancione, la quello là. domanda che io ti faccio, Gabriele, ma questo nervosismo di una Fiorentina-Brescia, la Fiorentina avrebbe avuto tutto il vantaggio a tenere la partita calma. Perché l'innervosismo di Iachini, che non è la prima volta che si fa ammonire, Caceres espulso, Dalbert che rischia l'espulsione, ammoniti a Iosa, ne ha avuti 5 o 6 la Fiorentina. Perché questo nervosismo? Non è facile dare una risposta certa, anche perché si parla comunque di situazioni particolari. Certo è che la Fiorentina è nervosa per più motivi. Secondo me perché non ha gioco e quindi vive sempre in costante paura e pressione, e questo ti porta ad essere nervoso nella continuità di partita. Gli errori individuali ne sono la dimostrazione, perché anche il gol del Brescia nasce da ben tre errori individuali, cioè lo scavetto di Pezzeglia per Dalbert che la rimette in campo di testa quando la si deve lasciare andare fuori, Caceres in ritardo, quindi nasce da tre errori. E anche Drągowski, secondo me, lì che la palla gli attraversa l'area piccola, forse forse un metro in avanti lo potrebbe fare, ma ora non vogliamo cercare il pelo nell'uovo. Il nervosismo Drągowski ha fatto una parata all'ultimo è secondo. tanta roba, sì. Oddio, è molto più spettacolare perché la palla è centrale, però è veloce. È veloce, sì. No, no, no. A livello di riflessi e di stare sulla linea di porta ha avuto un bel rendimento quest'anno. Poi ha fatto tanti altri piccoli errori che ti sono costati purtroppo cari. Però Però ha salvato anche delle partite. sì, indubbiamente. Quindi cioè, il suo bilancio è Io, positivo, eh. beh, questo No, volevo no, no. Il arrivare. bilancio è positivo, assolutamente. No, il concetto del nervosismo è quello. Quando sei una squadra sotto pressione, che quando sei a fare un giro palla non hai idee, sei costretto a saltare sopra. Se una squadra, anche diciamo modesta tecnicamente rispetto alla Fiorentina, come il Brescia, riparte in modo compatto, crea sempre superiorità numerica. E se vado a pensare tutte le azioni che ha avuto il Brescia nel primo tempo, perché poi è sparito il Brescia dal campo e è salita in cattedra la Fiorentina, vanificando una quantità innumerevole di occasioni da rete, però quando il Brescia veniva su in contropiede era sempre in superiorità numerica. Due volte ha salvato Ceccherini, che anche su questo è stato analizzato poco, ma ha fatto due chiusure de degne di No, no, nota. infatti per me raggiunge la piena sufficienza. Eh sì, e poi altri sono stati errori del Brescia. Però se trovi una squadra più organizzata, vedi il Sassuolo di turno, insomma, non fai una bella figura, eh. Senti, guarda, stavo segnando Bjarnason, giocatore islandese, secondo me valido. Ex Pescara. Duncan Tonali e De Sena hanno portato a scuola Duncan, Castrovilli e Pulgar. è. Inesistente, io gli ho Sì. dato 4 e mezzo. Chi l'ha visto? È un giocatore che secondo me è stato pagato troppo, 15 milioni d'euro. È un giocatore monopasso, è un giocatore macchinoso. Può stare nella rosa, però poi voglio sentire appunto il tuo parere. La Fiorentina dovrà intervenire bene sul mercato, soprattutto cercando il terzo centrocampista, perché per me i titolari sono Amrabat e Castrovilli. Va cercato un terzo centrocampista di un certo peso, perché se tu hai Amrabat davanti alla difesa e hai Castrovilli, ti ci vuole un altro polmone che corre su e giù, e non vedo Duncan in questa veste. In questo momento no, anche perché insomma Benassi ormai è un desaparecido, quindi non è che c'hai anche alternative in casa. Benassi, voglio il tuo parere, ti dico il mio, gliel'ho detto a Moena l'anno scorso, dico ti manca la continuità in maniera clamorosa. Benassi lo vedi se fa gol, se non fa gol è un giocatore anonimo. Quoto perfettamente, credo che sia una scheda tecnica se vogliamo di Benassi. Su Duncan voglio dargli una piccola attenuante, viene da un infortunio comunque noioso. Aspetterei almeno altre 2 o 3 partite prima di giudicarlo. Certo, la prestazione col Brescia è nefasta, quindi diciamo il presagio è quello di aver speso troppo. Però se penso alle prestazioni che ha avuto in Neroverde, era un giocatore proprio con quelle caratteristiche di sostanza, di continuità. Però anche su questo faccio poi un ragionamento a posteriore. La Fiorentina da grande cosa vuole fare? Se vuole fare una squadra di metà classifica che può avere le speranze d'Europa League, diciamo dove si può trovare il Bologna, il Cagliari in questo momento, allora va benissimo Duncan anche da titolare tutto l'anno. Se vuoi fare qualcosa di più, non basta. Sei d'accordo? Io ho sentito parlando con amici, leggendo i social, leggendo degli articoli sui giornali, una battuta molto carina. E
è messa in peggio la squadra dello stadio. Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, anche perché Iachini, ribadiamo, ora a livello di persona umana io lo scindo sempre dal professionista, perché qui parliamo di calcio, quindi no, per l'amor di Dio, lo andiamo a criticare, però direi che mamma mia, cioè fondamentalmente col Brescia ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Qualcuno mi dovrà spiegare perché è stato inserito Gezal prima dell'espulsione, quando ci avevi già degli ammoniti e dei diffidati in campo, perché c'era anche Pezzella diffidato, e questo era anche un altro pericolo che la Fiorentina poteva correre. E si va a inserire un giocatore che è in prestito, che non ha nessun motivo, nessuna ragione di rimanere in Fiorentina, non ha nessun motivo per essere schierato in campo. Allora a quel punto posso spararla, metto Venuti, metto Sottil, metto lo stesso Benassi, metto chi ha un minimo di motivazione. Gezal, zero motivazione, entra in campo, ha giocato poco, sì, ma sono due cambi buttati via. Poi nelle tre slot non puoi aspettare il 91esimo, visto che devi vincere la partita, per inserire Cutrone, per fare gli ultimi due cambi, e Sottil, per fare gli ultimi due cambi finali, ma dopo i fuochi. Cioè Ribéry ha giocato 91 minuti, quando tendenzialmente forse ne doveva giocare, per preservarlo, 60-70. Ed è stato il migliore in campo. Quindi senti, questo è tutto a dire. Gabriele, visto che tu hai la vista migliore della mia, i gol della Fiorentina subiti e realizzati? Allora, sono 33 fatti, 37 subiti. Allora, mentre i subiti fanno della Fiorentina la settima squadra del campionato, non sarebbe male, per gol fatti la Fiorentina è il 12esimo attacco. I numeri, che sai, io ragiono a righe e non a quadretti, però i numeri hanno una loro valenza, soprattutto nello sport. Come no? Ecco, la Fiorentina, è inutile stare a girarci intorno, ha bisogno di un centravanti. Vero. Non è che io sia, Dusan è un amico e si parla male degli amici, però ha bisogno di un giocatore che prenda il pallone e lo scaraventi in porta. Lui in realtà lo aveva fatto, ed è stato annullato perché Chiesa si era portato il pallone fuori, anche lì il controllo di Chiesa molto farraginoso. Per me Chiesa vale 5 adesso, non l'ho visto bene, poi parleremo anche di Chiesa, ma veniamo sull'attacco. La Fiorentina ha bisogno come il pane di un giocatore che in un campionato realizzi minimo 15 gol. Adesso Vlahovic non ce li ha, Cutrone, boh. Cutrone, direi che se la Fiorentina dovesse prendere un altro attaccante, il nome del partente è lui, anche se l'abbiamo visto poco. Anche perché ti aggiungo una cosa e poi continui, la Fiorentina si troverebbe l'attaccante nuovo X, Vlahovic, e in talune circostanze Kwame, che può giocare da prima punta, estrema razio, sto parlando. Quindi giustamente, secondo me, avere un giocatore che riscatto costerebbe 18 milioni per fargli fare la terza punta. Certo, bisogna vedere se giochi con un 4-3-1-2 oppure giochi con un 4-3-3. Vai. Anche su questo un'indicazione interessante è che prendendo Kwame e prendendo Amrabat, di fatto ti prepari per due moduli per il nuovo allenatore: o 4-2-3-1 o 4-3-3. Non vedo molte alternative. No, su questo. A livello di modulistica. E per quanto riguarda l'attaccante, sì, assolutamente serve uno che ti garantisca dai 15 gol in poi. E in questo momento, dichiarazioni di Cairo di stamane, ho sentito dai colleghi di Radio Sportiva, dice: non vendo Belotti. Ma cioè, un momento, qui ti interrompo un secondo. Vai. Sì. Cioè, Belotti di fatto è un attaccante che ad oggi ti può garantire 15 gol? Ni. Belotti farebbe fare il salto di qualità alla Fiorentina? Sì, perché in questo momento non ce l'hai la punta. Però ribadisco, cosa vuoi fare da grande? Se vuoi fare da grande la squadra che va in Europa League senza troppi problemi e può puntare alla Champions, non va bene Belotti. Belotti ha un 93, ha una media di 0,40 gol per partita, i numeri nascondono la verità, che sarebbe anche buona, ma è un rigorista. Uno come Milik, faccio un esempio, 0,43, non batte i rigori e ha delle presenze falsate, perché a volte entra anche solo per 5 minuti. Sì, ma Milik infatti già è direzione Torino, non Torino ma Juventus. Su questo non lo so, perché anche perché non vedo la Juventus cosa se ne possa... La Juventus fare. Ha bisogno di un centravanti, perché Cristiano... che poi della Juventus... Ha capito Ronaldo. Più che altro ha capito chi sarà il prossimo allenatore della Juve. Eh sì. Perché a secondo di chi sarà il prossimo allenatore della Juve c'è da vedere chi gioca. Però giustamente quello che tu dicevi di Belotti, Belotti ha un vantaggio, può giocare con una punta, a parte Zaza che mi sembra un ex giocatore, accanto. Se tu giocassi con Belotti, Vlahovic, avresti un ragazzo veloce, un giocatore d'esperienza, si potrebbe aiutare dietro di loro Ribéry.
poi faresti un centrocampo blindatissimo. Per me i soldi di Chiesa, vedo Chiesa per me lontano dal progetto Fiorentina, investiti su un centrocampista di un certo tipo. E allora, prendendo anche allora te la racconto in due parole: vendo Chiesa, ho due chance, va alla Juventus Orsolini e Romero, tanto il mercato italiano ce l'ha in mano la Juventus. Inter, bene, mi dai i soldi, con i soldi vado a giocare con un difensore centrale di un certo tipo, oppure cerco un esterno forte e un altro centrocampista forte. Gagliardini, se va all'Inter, no grazie. Ah, già, su Gagliardini, cioè, la cartolina è che lui aveva rifiutato la Fiorentina. Certo, che è un fenomeno. E ha sbagliato un gol a porta vuota da un metro. Ma non è, cioè, vada bene, non è un gol che mi fa giudicare. No, no, ma per l'amor di Dio. È la sufficienza con quale ci arrivi. Ma io dell'Inter, l'Inter è una squadra che se giocano due punti Lukaku e Lautaro, l'Inter vince. Se però si bloccano loro, l'Inter... Lautaro è un desaparecido ormai. È ormai un desaparecido. Ti dico, se il migliore dell'Inter a centrocampo deve essere Borja Valero, beh, allora qualche domanda me la fo. Se si cerca gol di Biraghi, qualche domanda me la faccio. Quindi io dall'Inter voglio una Chiesa, soldi, non voglio nulla dall'Inter. Vo a cercare, e qui deve essere bravo Pradè, e anche Pradè... Bah, insomma, qualche cosa ce la dovrà spiegare anche Pradè, perché i Pulgar, i Duncan, i Dalbert, al di là del fatto che è un prestito secco, io credo che a fine stagione Biraghi torni qui, Dalbert torni là, perché ci sta. A meno che Biraghi non voglia stare all'Inter, allora a questo punto ci riconoscono qualcosa. Dalbert, cioè, anche l'altra sera... A me piace. Sì, non ha alzato un pallone, non incide, commette falli, non copre. Poi no, la partita col Brescia. No, ma non con la partita col Brescia, la partita con tutte. Cioè, la partita a Torino, a Firenze in casa, sbagliò un gol davanti alla porta, clamoroso, su un cioccolatino di Ribéry. Non vedo Dalbert un giocatore da far partire titolare in una squadra che deve puntare alla parte sinistra. No, ribadisco, bisogna capire cosa realmente vuoi fare da grande. Sul discorso punta, io prima di prendere Belotti ne prenderei non so quanti. Tra cui faccio anche un altro nome. Certo, tanto siamo qui a divertirci. Uno è Piontek, è un 95, è tornato in Germania. In Italia ha dimostrato di essere un giocatore però vero. Però anche il Tabellino non la vede mai. La vede poco in questo momento, effettivamente. Ha fatto 4 reti in 13 presenze. Ci sono delle involuzioni. Piontek era un giocatore che a Genova gli rimbalzava la palla addosso e andava dentro. È vero. Ha fallito al Milan. I tifosi del Milan, il nostro amico Andrea Sellaroli, allenatore del Lerici pallanuoto, ma nasce come tifoso della Fossa dei Leoni, lo odia fisicamente. E ci sono centravanti, infatti la Fiorentina sta guardando anche Thuram del Borussia Mönchengladbach, come si dice correttamente, scusate, io non lo so pronunciare. No, io ho avuto varie fidanzate, Miss Germania. Cioè, saluti a Roberta. Siamo io e Beste ad aver fatto queste cose, magari. Però stanno puntando a un centravanti. La Fiorentina ha bisogno di uno che la butti dentro. Però perché i numeri che hai letto... No, sono impietosi. Però dico, anche Marcus Thuram è un prospetto fortissimo. Io ho sentito per Lavaro Viola anche Luca D'Agostino, che è un osservatore della Roma, che lavora al fianco di Antonio... Un sito della Roma ha riportato delle cose di Baldini stamani da morire da ridere. Vai, continua. Mi stai facendo ricordare delle cose. Sì, con insomma, D'Agostino, che lavora nell'entourage di Antonio Cavallo, che è il capo scouting della Roma, con Petrachi DS. Mi ha fatto la scheda tecnica di Marcus Thuram, me l'ha raccontato come un crack, come un calciatore di grande forza fisica, di grande sito di gol, insomma, un giocatore già vero, e lo avevano già visionato ai tempi della Francia Under 20, quindi insomma... È già passato del tempo. Allora, ha una grossa fisicità, si ispira, si vede benissimo a Lukaku, a questo modo carrarmatesco di andare avanti. Non è male come tecnica, io l'ho visto spesso nelle partite della Bundes, perché sono quelle che hanno ripreso, quindi... Eri in astinenza da calcio. No, ma mi piace... Hai guardato pure quelle. Ma io, sai, se giocano dei ragazzini mi metto a guardare. Poi ti dico, noi prendiamo in giro la Bundesliga, vero? Però io sono convinto... che a parte forse due squadre delle prime 6 o 8 del campionato italiano, le prime 6 o 8 del campionato tedesco ci perdono tutte. Attualmente, se si gioca Juventus-Bayern, il Bayern vince. Credo anche io. Attualmente, se si gioca Lazio-Borussia Dortmund, io credo vinca il Borussia Dortmund. Credo che se si giochi al netto di Timo Werner Inter-Lipsia, l'Inter perda. Io credo che se si gioca, ecco, Borussia Mönchengladbach-Atalanta, bella partita. Allora, una bella partita.
Però se poi vado a scendere Bayer Leverkusen Roma, adesso mi gioco il Bayer Leverkusen, cioè noi prendiamo in giro il campionato tedesco. È vero. Però mi sembra che sia un segmento superiore a quello italiano come valore in campo. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Tutto quello che dice è vero, anche perché è diventato un campionato molto, molto fisico, ma anche misto a tanta tecnica. Perché... Sì, poi ci sono degli svarioni difensivi inguardabili, infatti le partite gioca l'over. Sì, sì, no, no, a livello diciamo di bookmakers sicuramente. Tornando su Marcus Thuram, è un crack, è un bel giocatore, però anche su questo bisogna parlare del concreto. È comunque un'eterna promessa in un certo senso, perché se io devo pensare a un giocatore che mi garantisca, e il termine garanzia lo fa l'esperienza, lo fanno i numeri, lo fa uno storico di un attaccante, non va bene nemmeno Thuram in questo senso qua. Ma per questo ti dico che Belotti sarebbe, secondo me... Poi, io sono per il no di Belotti. No, guarda, credimi, sarò uno del partito del no. Per la Fiorentina sarebbe l'ambiente ideale. Allora, Cairo l'ho letto anch'io, che ha detto Belotti non si vende, il cuore, le bandiere, è vero tutto. Però bisogna sentire quello che ne pensa il giocatore. Perché se il giocatore non ci può stare a Torino, perché ha capito che a Torino... È a fine ciclo, secondo me. Ma se capisce che a Torino non ha futuro, e a Firenze ha futuro, al di là delle offerte che gli possono dare... Sai, e bisogna anche andare a guardare questo. Dice, bene, parlo con Cairo. Presidente, io posso rimanere anche a Torino, con che squadra? Certo. Chiaramente io sono Pradè o il contatto, dice, gli dicono, guarda Marco, che se tu vieni a Firenze ti trovi con Vlahovic, ti trovi con Ribéry, con Amrabat, giochi con Castrovilli, prendiamo quest'altro qui, quest'altro là, è una squadra, noi puntiamo all'Europa League. Il Torino non credo possa fare squadre che possano puntare all'Europa League nel breve. Non credo nemmeno io. Però te la ribalto. Se Belotti fosse così appetibile, per quale motivo è ancora a Torino? Perché è un giocatore che è... lui vuole la squadra e lui la squadra se la deve prendere sulle spalle. Allora, nell'Inter non può giocare perché ha giocatori forti. Alla Juventus non può giocare. La Juventus, come hai detto te... No, no, Juventus secondo me non gioca nemmeno Milik se va. Però se devono scegliere scelgono Milik, ma non scelgono Belotti, ma anche perché i numeri, come hai detto te, parlano chiara. La Lazio ha Immobile, al di là del fatto che sia Milan? Stata questa protesta, ma il Milan con che soldi lo paga? Perché il Milan per ora sono discorsi, però questo fondo Elliott ha dei debiti enormi, cioè il Milan o vende Donnarumma e qualcun altro, però il Milan, chi crede al progetto Milan? Il Milan di grande ha solo il nome. Poi, cioè, non è che andando in Europa League gli risolvano i problemi, eh? No. Anzi, ha rinunciato. Io te lo dico, la Fiorentina è una squadra in ascesa, stadio o non stadio. Sì, sì, attualmente sì. È un commisso, è uno dei pochi presidenti che ha i soldi vivi da dare, ha voglia di salire la classifica e lo deve fare in una maniera sola, perché se ha visto la partita si è accorto che c'è della roba a Firenze che non è da corsa. No, direi proprio di no. E quindi bisogna investire con il portafoglio. Mi dirai, vendiamo Chiesa. Per me 70 milioni non te li danno mai. Scendi a 50? Bah, con 50 milioni, se tu hai un ottimo direttore sportivo e le tue conoscenze ci favoriscono in questo caso, puoi andare a ricostruire la squadra. Come no? Come no? 50 milioni è una cifra interessante. Dobbiamo anche considerare che la Fiorentina dovrebbe... Io uso il condizionale, fare delle plusvalenze anche da Alban Lafont, che era è in prestito al Nantes, giocatore che tu hai pagato 9 milioni ma che hai già portato a bilancio per due stagioni, quindi con l'ammortamento del 20%. Senti, non l'ho seguito su Rebic, che succede? Abbiamo sempre, vantiamo ancora, vantiamo, la Fiorentina vanta, meglio, perché io non sono azionista, la Fiorentina vanta ancora quel diritto sulla vendita? Assolutamente, c'è da però considerare che Rebic è in questo momento contrattualmente al Milan con un prestito biennale. Sì. Quindi per un'altra stagione lui rimane in casa rossonera, non si muove un euro tra Hoffenheim entra Francoforte e Milan, non si muove un euro, di conseguenza la Fiorentina non prende niente. No, no, ma si andrà verso la scadenza, poi dopo è chiaro che gli dovranno rinnovare il contratto per monetizzare anche loro, anche i tedeschi, e quindi a quel punto la Fiorentina. Però è un rimando, quindi io sui soldi di Rebic sinceramente non li conto nemmeno. Di Lafont invece sono concreti,
E quindi su questo io sono molto fiducioso. Però adesso Paolo, io ti giro completamente pagina Bene. perché torniamo sul mondo del calcio dilettantistico, del calcio che vediamo è vicino alle nostre abitazioni, perché abbiamo in collegamento telefonico il direttore di Calcio Più, Alessio Facchini. Buongiorno Alessio e bentornato a Firenze Viola Supersport. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Alessio, direi che queste sono ore un po' frenetiche, no? Un po' fondamentali per la definizione dei campionati. Avevamo fatto la settimana scorsa un bel ragionamento, una sorta di, visto che adesso va di moda questa parola, un algoritmo dove, diciamo, dalle sensazioni e dalle notizie che avevamo entrambi, si poteva confermare per un 70%. Queste erano le considerazioni finali prima di lasciarci. Ad oggi è cambiato qualcosa? Quali sono le novità? Le novità in effetti sono solo delle variazioni per quanto riguarda l'organico, ma variazioni piccole non inficiano il rapporto che avevamo fatto nella precedente settimana. Mi spiego meglio, per quanto riguarda i dilettanti, quale dovrebbe essere il format? Allora, per quanto riguarda l'eccellenza, 3 gironi a 12 squadre, per quello che riguarda la promozione, 2 gironi a 14 e 2 a 13. Per quello che riguarda la prima categoria, 8 gironi da 13 squadre, per quello che riguarda la seconda categoria invece verranno fatti 4 gironi a 15 squadre e 10 gironi a 14 squadre. Ovviamente nel caso poi della seconda categoria ci siano diversi posti a disposizione, si potrebbe anche alla fine pensare di fare non 14 ma 13 gironi a 14 squadre, cioè nel caso in cui ci sia 18 caselle libere per 18 squadre, è un'ipotesi che non è campata in aria. E poi nelle ultime ore, diciamo, precedenti alla riunione, c'è stata sabato e poi anche dopo la riunione di sabato, era sorta anche l'ipotesi di poter calare la promozione, poter calare le squadre di promozione da 54 a 52 squadre. Questo significava che le prime due eventualmente potevano essere ripescate, non erano più ripescate in quanto il format poteva portare a 4 gironi a 13 squadre. Poi questa ipotesi è stata, diciamo, non accolta, non più che una cosa, è stata una valutazione poi è stata fatta e sostanzialmente il format rimane a 54. A questo punto cosa succede? La Toscana manda a livello nazionale alla Lega Nazionale Dilettanti il proprio format, da parte della Lega Nazionale Dilettanti nel termine di qualche giorno si procederà probabilmente all'approvazione. Fatto questo passaggio ci saranno le classifiche meritocratiche per le seconde classificate nei gironi di promozione prima e seconda e poi l'iscrizione dovrebbero esserci intorno al 20 luglio. Diciamo che uno poi si farà la classifica che vuole perché si sa che c'è un ripescaggio, si sa che esiste praticamente una fusione. Ecco, a quel punto capisce bene che l'ufficialità sarà fra un mese, ma sostanzialmente potrà capire se è in una categoria o in un'altra nei prossimi giorni. Diciamo che come data potrebbe essere la giornata di venerdì, la data da segnarsi con il cerchetto rosso per avere queste indicazioni. Usiamo sempre il termine ufficioso, però di fatto ce l'hai giustamente raccontato te, è chiaro ed evidente che con il numero aumentato, piuttosto ai ripescaggi, piuttosto alle fusioni, uno va a capire la categoria che va a fare. Potrebbe essere venerdì il giorno giusto, Alessio? Diciamo che se il problema dipende da Roma, se da Roma arriva praticamente la conferma del format toscano, poi la Toscana fa queste classifiche meritocratiche, io direi spendiamoci tra 7-10 giorni, ecco, quindi venerdì potrebbe essere un'ipotesi, come giovedì, come il martedì della settimana successiva, diciamo che intorno dal 4 al 7 luglio si dovrebbe conoscere meglio un po' la situazione, ma ripeto, se per esempio una squadra che fa la prima, fa la promozione, sa che esistono praticamente delle fusioni o delle squadre che non prendono parte ai campionati, poi ripeto, quanti posti ci sono? Allo stato delle cose, da un punto di vista formale, esiste un posto dalla prima in promozione, ok? 2 posti dalla seconda in prima categoria e poi questo per quanto riguarda sempre le seconde, e poi esiste, poi è pacifico e ormai sicuro, la prima e la seconda e terza categoria passeranno in seconda categoria, quindi 26 posti dalla terza alla seconda categoria. E questa è una ricostruzione fondamentale. Ti chiedo anche, Alessio, se diciamo a livello di fusioni, di eventualmente non iscrizioni, sono confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi e parlavano della non iscrizione del San Gimignano, dell'eventuale fusione tra Tutto Cuoio e San Miniato Basso e l'altra che era paventata nei giorni scorsi.
Allora, l'unica esclusione certa è è San Donato Albigna, quindi quella è già un posto in più, ragion per cui dalla prima categoria in promozione ci vanno due squadre. Poi, per quanto riguarda il discorso del San Gimignano, le ultime ore sembrano far pensare a un possibile iscrizione, quindi ancora è tutto da decidere, però in un certo senso sembra ci sia la volontà forse di ripartire. Per quello riguarda il tutto cuoio con l'eventuale squadra che doveva essere esaminato, c'è una smentita da parte del San Miniato, quindi anche in questo caso è un'ipotesi ancora da verificare, come da verificare l'ipotesi di un possibile ripescaggio del San Gimignano in Serie D. Quindi bisognerebbe capire quanti posti c'è a disposizione, come verranno fatti i ripescaggi quest'anno, due squadre retrocesse vada D, una squadra promossa dall'eccellenza. Ragion per cui il San Gimignano dovrebbe essere non lontano dalle prime 10 posizioni. E quindi tenendo conto della Serie D di squadre come il Gozzano e tante altre, possiamo proprio parlare così che non si iscrivano, io credo che il San Gimignano abbia buone chance di essere ripescato in Serie D. Poi c'è l'ipotesi Virtus Viareggio che doveva, che era processa in promozione e potrebbe anche pensare di fare una categoria inferiore. Quindi molte tante cose in pentola, io mi limiterei alle cose ufficiali. Per ora i posti sono due, considerando la fusione del San Donato Acri con l'Albigna, due posti dalla prima alla promozione, tre posti dalla seconda, però questi posti secondo me possono essere altri. Io sono convinto che le seconde di prima categoria, tanto per fare un esempio, e le seconde di seconda categoria, tutti avranno il posto a disposizione della categoria superiore. Credo alla fine si andrà su questa logica, ma ripeto, è solo un problema secondo me di atmosfera, ora c'è da capire realmente quello che accadrà. Certo è che diciamo il format inviato a Roma in federazione ad oggi parla dei tre gironi da 12 di eccellenza, due da 14 e due da 13 di promozione e via via tutte le altre, quindi questo è il concetto. Sì, no, il format è questo, poi ripeto, in base al format, però il fatto che dalla prima categoria alla promozione in un certo senso non sono state bloccate, il format è sempre di 54 squadre il prossimo anno in promozione, quindi non bloccate fino a 52, erano 4 gironi a 13, è un fatto positivo per quello che riguarda il Meridian. La Gallianese è già promossa, quindi non ha problemi. Certo. Per quello che riguarda il Meridian, che secondo me è già promosso, quindi non ha problemi, soprattutto per le altre due squadre in lotta per la terza, la quinta posizione, che sono Venturina, Rondinella e Pienza. Quindi, però secondo me alla fine tutte e tre ce la faranno, dai. Io ho questa sensazione, poi la verificheremo strada facendo. Io piuttosto però vorrei farti, come dire, fare anche una riflessione diversa, se mi è consentito, che riguarda proprio l'inizio dell'attività. Allora, ieri si doveva essere la decisione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, ma soprattutto del Ministro della Salute Speranza, a proposito della richiesta del ministro Spadafora di riprendere i cosiddetti sport a contatto dal 25 di giugno. Allora, tutto questa fermo. Richiesta è stata bocciata sostanzialmente, ancora non si è deciso, però vedi, come dire, l'Italia è un paese un po' uno strano. Per esempio la Puglia, Regione Puglia, ha fatto un'ordinanza ieri e ha deciso che gli sport a contatto da oggi sono possibili in Puglia. Quindi, come vedi, ecco, questo per dirti che fondamentalmente ogni regione giocherà la propria battaglia, e questa è la cosa più importante, anche perché se noi abbiamo fatto un'ipotesi di lavoro per quanto riguarda lo sport dilettantistico e giovanile, e abbiamo detto che a settembre può darsi che si possa fare i torneini, i cosiddetti torneini di settore giovanile, per vedere se le società possono prendere un pochino di linfa, qualche spicciolo da questo punto di vista, quindi anche una presenza, anche se distanziata, anche se contingentata di pubblico, e poi abbiamo detto che a ottobre, sostanzialmente verso metà d'ottobre, finisce i campionati, è prioritaria questo aspetto. Noi come Toscana credo abbiamo un grosso problema, e sono le elezioni regionali, che sono previste il 20 e il 21. Quindi fino al 20 e il 21 il presidente attuale Rossi si prenderà la briga di fare una un'ordinanza in cui i famosi sport a contatto saranno consentiti, oppure nello stesso tempo sarà il Ministro della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità a decidere tutto ciò. Quindi vedi, sì, gli elementi dei campionati è giusto, figurati,
Però credo che questo sia l'elemento più importante, cioè noi dobbiamo sapere quando e come ripartire. Lo so che non dipende tutto da noi, lo so che il problema è del contagio, lo so che bisogna essere prudenti, eccetera, eccetera, anche perché questo ministro della Sanità non fa altro che dire ciò, cioè sembra un grillo parlante che parla della prudenza, ma gli italiani hanno già capito qual è la prudenza. Ora, che tutte le volte si debba sentire gli stessi discorsi, veramente mi lascia veramente perplesso sotto tutti i punti di vista. Comunque, a parte considerazioni personali che, di cui mi prendo io la briga di assumermi la responsabilità, però ti dico che noi inteso come movimento, siccome ricominciamo la Serie A e mi sembra che è disposta a contatto, in Serie A si vedono, siccome ho visto che a Napoli c'è stato la famosa esaltazione totale per la vittoria, cosa sicuramente non legittima, ma insomma, se si parla di sport, se si parla di scuola, se si parla di tutte queste, ho paura che praticamente da parte dei dei decidere tutto sommato si lascia, come dire, alle regioni, ai comuni, ai presidenti di istituto, tutto ciò. Questo mi sembra effettivamente grave, quando in determinati paesi come la Francia oggi riparte la scuola, in Austria sono ripartiti tutti gli sport. Sì, situazioni diverse, ma ho paura che da noi paghiamo la mancanza di una classe politica che è sicuramente non all'altezza della situazione e lo sta dimostrando di giorno dopo giorno, perché è verissimo, noi abbiamo rispettato, io per primo, abbiamo rispettato di stare 2, 3 mesi, 4 mesi, ma ora mi sembra la situazione sia un po' diversa e questo l'hanno ribadito i famosi 10 clinici che hanno mandato hanno fatto il manifesto famoso in cui hanno detto attenzione, da un punto di vista clinico, quindi non hanno detto il virus non esiste più, tutt'altro, il virus può circolare, ma hanno detto che da un punto di vista clinico il virus ha perso di importanza. È ovvio, l'Istituto Superiore di Sanità, i famosi sepolcri imbiancati, vedremo quando prenderanno in mano questa situazione, vedremo quando... Ho paura, insomma, che qui ormai c'è anche una visione economica sostanzialmente, non solo scientifica, è una visione di ribadire un po' il proprio ego, il proprio io. Cioè, diciamo verità, l'Italia ora ha bisogno, come dire, di muoversi, perché se no è inutile, non moriremo di coronavirus, ma moriremo di fame. Questo è il punto della lezione. Scusate, ma questa riflessione... No, doverosa fare. Alessio, io personalmente ti ringrazio sempre per la tua competenza, prego, gentilezza e professionalità, tutte le tue riflessioni ovviamente su Calcio Più ogni martedì in edicola. Grazie. Ci sentiamo presto per gli aggiornamenti. Grazie Alessio. Grazie a voi. E entriamo in studio. Interessante. Sì, è interessante anche perché tu sai, io sono molto sensibile sia a livello giovanile che a livello delle serie minori, perché da una parte bisogna ripartire, da una parte bisogna cominciare per fare sport. Saranno quelli, visto che vivono di sponsor e non ci sono i mecenati, che soffriranno di più. Per quanto riguarda, ti ripeto, il discorso del coronavirus, io non sono un medico, non sono un epidemiologo. Buonanotte. Compro una vocale o giro la rosa? No, giro la rosa perché l'epimediologia, vai giù, non fa per me. Non sono uno che si intende di queste cose, però bisogna da una parte ripartire. Stefano, buongiorno. Stefano Ballerini, il nostro direttore. Da una parte bisogna ripartire. Ripartiamo dalla 28ª giornata per la Fiorentina, alla fine della fiera, il bicchiere è mezzo pieno, Stefano? Ciao Ste. Sì, allora, buongiorno, ciao Gabriele, ciao Paolino, buongiorno a tutti. Allora, sì, purtroppo è andata malissimo, un pareggio inaspettato, però poi alla fin dei conti, se vogliamo andare a vedere che il bicchiere sia mezzo pieno, appena appena la Sampdoria perde, il Lecce perde, l'Udinese perde, noi pareggiamo e se fossimo stati a 33, cioè in cima alla parte di destra della classifica, credo che la faccenda retrocessione fosse stato un capitolo chiuso immediatamente. Ancora però purtroppo non è, manca la matematica. Adesso andiamo a giocare in casa di una Lazio che è tornata da Bergamo bastonata, risultato a sorpresa, ma non tanto perché, ripeto, l'Atalanta è una signora, un'eccellenza del calcio italiano, ha un allenatore, Giampiero Gasperini, che come uomo, se vogliamo, tra virgolette, rivedibile, ma come tecnico e come ambiente e come società, l'Atalanta la appaierei ora come ora alla Juventus per tutta una serie di circostanze. Per cui, voglio dire, alla fine un punticino poteva andare peggio se Dragoschi non toglie quella palla sotto la traversa di Tessena sull'ultimo calcio d'angolo, finisce in tragedia. Per cui, come si dice, contentiamoci. Senti Stefano, la partita di sabato contro la Lazio, io ho analizzato le partite delle squadre che lottano per la retrocessione in coppia, perché si giocherà da domani e poi la Fiorentina rigiocherà mercoledì, quindi si sta giocando quasi sempre. Allora, il Lecce va a Torino contro la Juventus domani e la vedo dura che il Lecce riesca a fare punti,
Poi avrà in casa la Sampdoria in uno scontro diretto. Quindi se il Lecce dovesse uscire sconfitto da queste due partite, credo che per la squadra salentina sarebbero guai. Al di là del fatto che il Genoa va a giocare a Brescia, poi riceve la Juventus, il Torino, che ci è pari posizione, va a Cagliari e poi ha in casa la Lazio, la Sampdoria riceve il Bologna e poi, ho detto, va a Lecce, l'Udinese riceve l'Atalanta e va alla Roma. Quindi anche il calendario, poi c'è da vedere chiaramente la Fiorentina, perché la Fiorentina vista con il Brescia fa poca strada, aiuterebbe la squadra viola. Sì, purtroppo, ripeto, siamo partiti col piede sbagliato, perché chi avrebbe scommesso un centesimo che la Fiorentina rischiasse di perdere con il Brescia in casa? Adesso dobbiamo giocare una partita con la Lazio, che la Lazio credo che scenderà in campo col morale sotto i tacchetti. 4 punti dalla Juve, campionato che se ne sta andando nel breve, però non è finito. E noi non possiamo altro che migliorare, volendo. Non ci sarà Iachini, non ci sarà Caceres, out tutte e due per bestemmie ripetute, e dovrebbe giocare Sottil, e davanti probabilmente avvicendamento Vlahovic-Cutrone presumibile. Dobbiamo andare a giocare la più onesta delle partite e poi gettare sul piatto della lurette il gettone giusto per la casella contro il Sassuolo. Devono essere 3 punti senza se e senza ma. Se queste due cose vanno poi a incastrarsi con tutti gli altri risultati, prima nell'elencarti risultati a favore, anche la netta sconfitta del Genoa in casa contro un Parma devastante, per cui, voglio dire, l'altro giorno ci lasciamo sperando che la Fiorentina facesse risultato, che da tanti altri campi arrivassero risultati corroboranti. I risultati corroboranti sono arrivati, purtroppo non sono arrivati i 3 punti col Brescia, ma ripeto e chiudo la considerazione: a questo punto, a cose fatte, è un punto guadagnato che ci fa questo bicchiere mezzo pieno, appena appena, mezzo pieno appena appena. Senti, la Fiorentina ha la 7ª difesa del campionato, e questo sarebbe un discreto segnale. Purtroppo ha il 12esimo attacco, Stefano. Tu pensa che il capocannoniere Vlahovic con 6 gol, il secondo miglior marcatore della Fiorentina è Pulgar, il quale però ha quasi 4 reti, però sono tutte su calcio di rigore, e bisogna investire su un attaccante che faccia gol. Sì, è quello di cui andiamo ripetendo ormai da 2 stagioni. Abbiamo bisogno di un attaccante da doppia cifra, che adesso non abbiamo. Abbiamo un Vlahovic in rampa di lancio, perché anche l'altro giorno, anche nelle pagelle mie e tue, abbiamo evidenziato che è migliorato sotto il punto di vista della tenuta dei palloni. Arrivava dal Covid ed è stato uno dei migliori in campo, aveva fiato, aveva segnato, gli hanno annullato il gol, però ci manca un bomber. Abbiamo questo Cutrone giovane, che potrebbe essere una freccia all'arco in più, però un gol soltanto e poche presenze, il dubbio che rimanga o vada via, non ci possiamo accollare, metterci sulle spalle del ragazzino Ribéry, che contro il Brescia ha dato una lezione a tutti di come si gioca a calcio. Pertanto la presidenza saprà cosa fare. Una volta che metti la salvezza da parte matematicamente, tanto più di quello non potrai fare, potrai ovviamente aspirare a chiudere la graduatoria nella parte sinistra nel miglior posizionamento possibile, ma l'Europa League, dopo oltretutto questo pareggio con Brescia, è un appartamento irraggiungibile. Pertanto ti devi salvare e dalla salvezza cominciare a programmare immediatamente lo stretto futuro. Senti Stefano, a Genova tu hai detto che giocheresti, a Roma con la Lazio hai detto che giocheresti con Sottil. Quindi giocheresti Sottil, Cutrone e Ribéry? Sì, se Ribéry sarà messo nella condizione di poter fare un'altra partita praticamente a tempo pieno. Di lui si andava dicendo che Iachini lo avrebbe centellinato nelle partite che contavano di più, però poi ci siamo accorti che col Brescia parla Ribéry e vediamo cosa succede. E se Ribéry riesce a tirare un secondo prima di dover sempre voler fare l'ultimo dribbling per aprirsi la porta spalancandosela davanti, se tira prima forse un gol o due col Brescia li avrebbe già fatti. Pertanto credo che andrà così, credo che ci sarà anche spazio per Cutrone, non solo per far prendere
un po' di fiato a Vlahovic, che ripeto arriva dal Covid, per cui i colpiti dal Covid, lo avevamo detto in tempi non sospetti, hanno bisogno di una ripresa monitorata in maniera particolare, perché tutto l'apparato respiratorio potrebbe essere messo a rischio, bisogna recuperarli a pieno senza che i ragazzi corrano pericoli. Pertanto questo credo sia l'11 che andrà all'Olimpico contro la Lazio. Vediamo se la Lazio sarà arrabbiatissima o se la Lazio, persa con l'Atalanta, ha deciso che questo campionato non lo vince più, perché lo deve vincere ancora una volta la Juventus. Vediamo, e vediamo se noi passiamo dal 5,5 voto globale contro il Brescia, una partita da 6 pieno. Stefano, visto quello che è successo con Gezal, che per ragioni tattiche è entrato e uscito, non pensi che Gezal, anche per una sorta, fra virgolette, di riconoscimento, possa essere usato dall'inizio da parte di Iachini? Assolutamente sì, è un'opzione da tenere presente, dipende chi giocherà nella Lazio e dipende l'11 che vorrà schierare a specchio Beppe Iachini. Sì, può anche darsi, anche per così, per fargli riguadagnare un po' di autostima, entri, non giochi da una vita, ti vedi buttare fuori Cacere, se vedi uscire sulla lavagnetta il tuo numero, sei stato in campo nemmeno 5 minuti, è la presenza più effimera nel record delle presenze di un campionato di Serie A, entrato e uscito, povero Gezal. È un'opzione da tenere conto, vediamo cosa Iachini sceglierà per fare una partita come si deve a Roma con la Lazio. Stefano, io invece personalmente ti chiedo, già in ottica trasferta di Roma contro la Lazio, se c'è un giocatore della Lazio che temi più particolarmente e perché? Senti, vabbè, detto di Immobile, il re dei bomber attualmente in campionato, ma della Lazio stupisce il fatto che è un organico che credo sia quello che ha segnato maggiori gol per ogni reparto, è un intelaiatura di primissimo piano. Ora ripeto, purtroppo ieri sera per Inzaghi c'è stato questo capitombolo con l'Atalanta, l'Atalanta ha vinto il recupero dal 2-1 Lazio primo tempo al 3-2 Atalanta alla fine della partita, pertanto vorranno sicuramente cercare di prendersi la rivincita per cercare di rimettersi in carreggiata e tenersi aperto lo spiraglio verso lo scudetto, la corsa al scudetto. Però bisogna vedere dall'altra parte, io spero che non si possa e non si debba rivedere una Fiorentina così brutta come è stata quella che abbiamo visto con Brescia. Serve un qualcosina in più, una settimana in più di lavoro, perché se vai sul terreno della seconda in classifica arrabbiata e ci vai con la scarsa voglia che hai messo in mente in campo nel primo tempo con Brescia, ce la passiamo male, garantito al limone. E Stefano, invece ti chiedo un giudizio più approfondito sulla prova di Federico Chiesa, perché di fatto è stato a corrente alternata tutta la partita, ha fatto una grande giocata lì sulla linea di fondo, però poi dopo ha sbagliato il controllo decisivo che aveva portato all'eventuale gol di Vlahovic, annullato giustamente poiché la palla era uscita dal campo. Ecco, Chiesa un po' in chiaroscuro, secondo te invece ha giocato una buona partita, sufficiente, non sufficiente? Allora, mi sembra di avergli dato una sufficienza stiracchiata, non ricordo perché non ho il computer dietro. Devo dire, in una visione di 12 gare da giocare, adesso ne rimangono 11, Chiesa ha sprecato il primo tassello, la prima giocata per riaumentare sia la sua autostima che non quella della società nei suoi confronti, nel ipotizzare che cosa gli verrà proposto a fine campionato, se lui si meriterà una proposta importante da parte della società, che ripeto lo vorrebbe tenere, vorrebbe allungargli il contratto fino al 2024, vorrebbe dargli 4 milioni, gli avrebbe fatto vedere sventolandola in fondo al vialone anche la fascia di capitano. Però se Chiesa è questo, allora ha sprecato il primo pallino, la prima giocata. Vediamo se con la Lazio saprà rifarsi, e cioè no, se col Sassuolo vorrà rifarsi, perché Chiesa con quella ammonizione sciocchissima si è beccato un turno di squalifica e proprio non ci voleva, per cui gli rimarranno 10 giocate da qui alla fine del campionato. Vediamo se in quelle 10 occasioni Chiesa saprà riguadagnare l'autostima e la stima della società. Se no, arrivederci a Chiesa, e se Chiesa sarà quello visto contro il Brescia, la valutazione globale di Chiesa alla fine del campionato purtroppo
perderà una decina di milioni sicuramente. Gli hai dato 5 in pagella, Stefano, a Chiesa? Gli ho dato 5, ora non mi ricordavo, sì, perché una partita giocata assolutamente sottotono con una giocata sola, se quel pallone dal fondo lo mette un centesimo, un istante prima, la palla è buona e arriva il gol e vince la partita. Purtroppo se l'è allungata di quel tanto che è bastato a far uscire la sfera oltre la linea finale del campo, e lì la sua valutazione si è attestata su quel voto lì. Gara insufficiente, come la grandissima parte dei suoi compagni di squadra. Su Chiesa, Stefano, pesa anche quel gol sbagliato di sinistro dopo aver anticipato il portiere Joronen del Brescia. Quella palla meritava di essere scaraventata in porta, perché noi ci ricordiamo la parata di Drongoski, ma la Fiorentina ha avuto la palla di Chiesa, la palla di Ribéry salvata sulla linea da Papetti. La Fiorentina ha tirato in porta, perché noi ci ricordiamo solo quella finale. La Fiorentina poteva vincere 10 contro 11 e forse alla fine della fiera doveva vincere, però sulla valutazione di Chiesa, indubbiamente sono d'accordo con il tuo voto, quel pallone di sinistra a porta vuota non andava scaricato sull'esterno della rete. No, fa parte della valutazione globale di questa partita. Ripeto, il Chiesa ha sprecato questo pallino, questa giocata, non l'ha azzeccata completamente, doveva caricarsi la squadra sulle spalle. Lui appunto, che davanti ha una scelta importante, se intimamente vuole rimanere a Firenze e vuole arrivare a quel bonus totale, ha da giocare tutt'altro calcio. Se invece ormai ha deciso di staccare la cavalla, mettere il musino in biada e aspettare un'offerta per andarsene via, allora il piatto è servito e va bene così. Però ripeto, noi abbiamo bisogno di Chiesa, perché Chiesa fino all'ultima partita del campionato è un giocatore della Fiorentina. Abbiamo bisogno di, voglio dire, non credo, nonostante il pareggio col Brescia, che si possa rischiare qualcosa in previsione lotta per la retrocessione, però abbiamo bisogno di terminare il campionato dando a Rocco Commisso qualche altra soddisfazione. Ricordo che in casa l'ultima vittoria, l'ultima di una lunga serie, 5 pareggi e 4 sconfitte, quella è l'1-0 stiracchiato contro la SPAL, per cui il pubblico di Firenze, a parte che ora non vede la partita, ma i tifosi viola vorrebbero qualcosa in più e la proprietà vorrebbe qualcosa in più. Senti Stefano, per quanto riguarda la lotta a scudetto, la Juventus vince soprattutto quando non gioca, e ieri sera abbiamo visto questa partita tra Atalanta e Lazio. La Lazio è partita alla grandissima sfruttando degli errori dell'Atalanta, che già si erano visti contro il Sassuolo, perché il 4-1 un po' bugiardo visto il primo quarto d'ora della squadra di De Zerbi. L'Atalanta finisce in crescendo, questo lascia qualche dubbio da parte dei malpensanti, perché Atalanta è stato uno dei focolai del coronavirus, ha infettato mezzo Valencia, si è scoperto solo Gasperini e Sportiello, e questa squadra che aveva finito pre-Covid a 1000 riprende post-Covid a 2000. Qualche dubbio indubbiamente ce lo lascia, Stefano. Cattivi pensieri. Sì, beh, i dubbi sono relativi. Ti ho detto, andando ad analizzare la faccenda, dove hai un Gasperini, uomo tra virgolette rivedibile da dargli un voto un po' più congruo rispetto a un paio di uscite bruttine di Gasperini uomo, come tecnico è da 10 lode, tant'è vero che ha vinto la panchina d'oro. L'Atalanta è formata da un gruppo di giocatori straordinari, un'amalgama veramente di primissimo ordine, e questo risultato inficia pesantemente sul tragitto della Lazio per giocarsi il campionato fino in fondo. Prima partita che vai a giocare perdi e da meno 1 sprofondi direttamente a meno 4, e la Juve si vede davanti un vialone che credo potrà percorrere in assoluta tranquillità per andare a mettersi un altro scudetto sul petto e sul blasone societario. Vediamo la Lazio di che passo è fatta, e vediamo se l'Atalanta saprà insistere. L'Atalanta che si sta cominciando a blindare, l'ennesima conferma in Coppa Campioni, l'ennesima conferma di una squadra che negli ultimi anni ha fatto davvero passi straordinari da gigante, con dietro una società con la S assolutamente maiuscola, precursore nell'essersi comprato lo stadio e nell'aver cominciato i lavori per rifarselo come vogliono loro. Pertanto Atalanta voto 10 assolutamente, e dall'altra parte la Lazio rivedibile voto 5,5, 6 meno, perché perdere con l'Atalanta ci potrebbe anche stare. Vediamo Lazio-Fiorentina, che potrebbe essere una riprova per due.
Senti, Stefano, intanto andando a parlare di tennis, perché sono in svolgimento a Todi gli assoluti, nella giornata di ieri il nostro amico Lorenzo Sonego è andato a battere Andrea Pellegrino, che è il numero 341 del mondo, Stefano, per 11-9 al terzo set. Quindi le difficoltà si trovano a tutte le latitudini e con tutti gli avversari. Lorenzo Sonego, ricordiamo che insieme a Musetti, Sonego numero 1, Musetti numero 2, è l'unico tennista di valore che sta partecipando a Todi in un momento in cui stanno trovando parecchi positivi, uno su tutti Djokovic, il quale non credeva al Covid, il Covid non esiste, sono contro tutto e contro tutti, guarda caso ha beccato il Covid. Chi dice questo, guarda, Boris Johnson si trova poi nelle peste. Però volevo parlare un attimino degli assoluti di Todi. Insomma, sono un campionato, sono tornato ad essere un campionato italiano un po' particolare. Sì, sai, il primo incontro dopo questo stop lunghissimo a cui nessuno era abituato poteva portare anche dei piccoli dubbi sulla tenuta, su come il numero uno va a affrontare il numero 300 e passa, per cui con tutte le incognite del caso, il 300 che vede che è il primo della classe se lo può giocare, per cui ovviamente nel match mette tutto quello che il ragazzo aveva per regalarsi un risultatone. Poi voglio dire, l'11-9 depone a favore di Sonego, ma con qualche dubbietto, vediamo se era il primo incontro o se la preparazione di Sonego stesso deve essere assolutamente perfezionata nei giorni prossimi. No, chiaramente siamo arrivati al secondo turno del torneo, quindi Sonego aveva già ripreso, però è vero che ci sono questi risultati. Tanto per dirtene uno, la Cocciaretto batte la Scala, che è di 250 posizioni sotto, 10-4 al terzo set. Trevisano invece si libera di Ferrando per quanto riguarda il tennis femminile. E Stefano, abbiamo ricominciato così piano piano con questi assoluti a Todi. Ci sono le palline numerate, ognuna alle proprie, non ci sono i raccattapalle. Quindi i giocatori devono andare a riprendersi le palline. Ho visto l'altro giorno il fratello di Berrettini andare a cercare la sua pallina tra le rose del giardino intorno al circolo del tennis di Todi, e ognuno ha rigorosamente il proprio asciugamano. Cominciamo a questa maniera, poi guardiamo il calcio, il gol di Biraghi, il monte dei giocatori dell'Inter, d'altronde sono negativi. Si va a strappi, si va un po' a sensazioni, si fanno rispettare le regole quando si entra. Poi dopo, quando si è dentro, succede di tutto. Però il tennis ha queste regole francamente un po' strane, un po' particolari. Non ci siamo abituati, ti ripeto, a non vedere i raccattapalle e i giocatori, anche professionisti, che vanno a prendersi le palline come giocatore di circolo, come noi che passiamo un'ora su un campo da tennis. Sì, fa parte di questa nuova regola di vita. Ovviamente si cerca di poter tornare alla normalità passando anche da queste piccole novità. Ovviamente credo che nessuno storga più del tanto il naso, si voltano, fanno tre passi, vanno alla rete del campo e si tirano sulle palline. Va bene, fa parte di un tentativo positivo nell'essere tornati in campo. Poi quello che è successo con Djokovic e compagnia fa parte dell'imponderabile. Si diceva che il bulgaro Dimitrov fosse già positivo. Non l'aveva detto, la moglie di Djokovic era positiva, nessuno lo sapeva, e ovviamente è successo che anche Nole si è ammalato, per cui speriamo che in questi tre mesi di Covid non è morto né il Papa, né i parlamentari, né attori, né sportivi, né nulla, né niente. Speriamo che non tocchi a Nole, voglio dire, sicuramente non li toccherà, però è un fatto asintomatico che, voglio dire, il Covid ha colpito per ora persone nella media dei morti certi dagli 85 in poi, no? Le abbassa un po' la media, però ci sta, e nel senso che se capiti in mezzo a tutto un gruppo di situazioni positive e non lo sai, ovviamente rischi di ammalarti, e se poi non hai fatto tamponi e prelievi e quant'altro, adesso si deve mettere tranquillo, aspirina, vitamina C, non stare in corrente, mettersi a nanna. La sera, se c'è mal di gola, un bel bicchiere di latte caldo con un po' di miele e un goccino di whisky,
e te ne vai a nanna coperto e ti riposi per quello che serve. Senti, poi vedremo, Nolo è giovane, credo che arriverà e li passerà in un men che non si dica. Senti Stefano, hai delle notizie da darci? No, è ancora presto, domani, per cui ti do tutta l'ufficialità lunedì mattina per quello che riguarda l'unico campionato che prenderà il via, doveva essere iniziato il 9 aprile, inizierà il 14 di luglio, sabato si chiudono le iscrizioni, vengono rifatti i gironi, ti darò tutte le ufficializzazioni lunedì e ti dico che la Fiorentina gioca nel girone C, doveva essere da 6 squadre il girone più lungo, sarà comunque di 5, 4 di andata, 4 di ritorno, perché il Modena è stato spostato nel girone B, stante un paio di rinunce, ma potrebbero non essere le sole, sono annunciate purtroppo novità in diminuzione. Questo però me lo danno venerdì in giornata, se ovviamente faccio a tempo te le do, mi informerò, vedo di farmi avere una spifferata in anticipo su tutto, se posso venerdì ti do qualche novità, se no ti ufficializzo tutto di lunedì mattina. Bene, allora Stefano, il nostro appuntamento è per domani mattina, per vedere soprattutto se il Liverpool dopo 30 anni conquisterà la Premier, se ci sono novità e per già cominciare la presentazione di questo doppio appuntamento di sabato con la Lazio, mercoledì a Firenze contro il Sassuolo della Fiorentina. Assolutamente, in giornata ti faccio l'accredito per il Sassuolo, in modo che... E poi ho sentito il Morini che vorrebbe, si è dato disponibile per andare a Parma, poi vediamo come sono messo anch'io nell'under e under dall'Elba e vediamo, ce la giochiamo alla Morra, vediamo quanti accrediti ti danno e vediamo come muoverci. Alla Morra è bellino, bellino Stefano. Bene, allora ci sentiamo domani mattina, grazie Stefano Ballerini. A presto, ciao, grazie Gabriele, grazie a tutti, rimanete sul 196, è un appuntamento imprescindibile, grazie, a presto, a domani. Noi rientriamo e ci prendiamo giustamente un quarto d'ora di pausa. Il regista ci sta facendo Enrico Milano, non l'abbiamo salutato né ringraziato. Super Enrico Milano. Super Enrico Milano, vediamo, ci sta facendo dei versi strani. Ha una maglietta il mago di Segrate con Abatantuono. Che ce l'ha... preparare la pubblicità. Non si può fare, diciamo. Vabbè, il mago di Segrate, cioè la pubblicità a Segrate? No, lo devo preparare la pubblicità. Ah, ho capito. Vabbè. Allora, giochiamocela alla Morra. Lazio-Fiorentina? Bisogna vedere la Lazio. Allora, la Lazio credo che vinca, perché la Lazio... Ma tanto o poco? La Lazio ha dei giocatori, uno su tutti, Milinkovic-Savic, ha Immobile che non fa gol da tempo, quindi tornerà a fare gol. Noi siamo un'acqua santiera, no? La Fiorentina non abbiamo detto che giocherà in difesa senza Caceres... Credo che la Fiorentina a un certo punto giochi con Milenkovic, Pezzella e Ceccherini. Certo, centrocampo giocheranno. Io personalmente farei giocare Benny Benassi. Boh, se gioca Sottil sì. Se gioca Sottil sì. Però io ho idea che anche per le gerarchie giochi Ghezzal. Guardate io. Poi con 5 sostituzioni, la squadra viene stravolta. Però all'inizio, dopo quello che è successo. Però l'approfondiremo dopo, andiamo a prenderci un tè caldo. Dopo Ghezzal mi ci vuole proprio. Sì, anche il Plasil. Andiamo.